video è offerto da AutoE. L'Arezzo in casa contro il Bastia per tentare di rubare punti al Pistoiese. Tre squalifiche, quelle di Calminucci, di Rubecchini, di Essussi. Gioca in Vernizzi dall'inizio, cambiano i terzini, giocano Bellavigna e Ruggeri. Centrocampo a tre con Bricca, Carfora e Carteri. Là davanti l'ex della partita in Vernizzi, come dalla parte opposta nel Bastia gioca un altro ex, in questo caso ex Amaranto, come Bianchini. Dunque i tifosi dell'Arezzo si aspettano ovviamente il successo e con un orecchio anche a quello che accade a Foligno. 150 presenze in Amaranto per Bricca, ci sono anche i tifosi del Bastia. Subito il lancio proprio per Bricca, il capitano dell'Arezzo, tentativo deviato da Pierotti, la parata di Fulop. Poi c'è intanto Carfora, ha qualcosa da dire alla panchina, a Mezzanotti che si sta già sbracciando, sembra Carfora un po' scocciato. Intanto Di Santo entra in aria, parte il tiro, respinto, ancora Di Santo, si gira, una sponda per il tiro di Carfora che va sul fondo, voleva fare gol come quella con Ligiana, stavolta palla fuori. Martinez lanciato in campo aperto, calcio subito, Fulop si oppone, Cossu allontana, tiro precipitoso di Martinez che ha sprecato una grande azione. Poi palla in avanti di Mattia, Bianchini subito, palla sul fondo. Bella azione del Bastia, conclusione sul fondo per Bianchini. La punizione di Baccarini che prova a sorprendere il portiere Scarpelli, con qualche passo indietro fa su il pallone. Scatta Invernizzi, parte Invernizzi, prova anche lui un pallonetto, però è facile la parata per Fulop. Ancora lanciato Invernizzi, Invernizzi, l'uscita vuota di Fulop, porta vuota, non riesce da terra Invernizzi a trovare il gol. Grande occasione qui, poi si fa male Cosso che comunque può proseguire. Lanciato in campo aperto Di Santo, siamo nel secondo tempo, la respinta di Fulop, ancora Di Santo, altro tiro, Cosso, Invernizzi, poi va addosso al portiere Fulop, calcio di punizione e Fulop si infortuna in modo serio. Dovrà entrare il secondo portiere Mancioli, doppio cambio dell'Arezzo, entrano Idromela e Quadrini, escono Carteri e Di Santo. Vedete con l'ingresso in campo di Mancioli, anche lui classe 95 come Fulop. Poi c'è un fallo qui di Idromela su Toma, giallo per Idromela da parte dell'arbitro Celentano. Attenzione al pallone dentro, c'è un pallone vagante, Bianchini, Bianchini di sponda, Cossu, sinistra, una sassata e finisce dentro. Il vantaggio a sorpresa della Bastia al 21esimo, il gol di Cossu, l'esultanza del gruppetto dei tifosi del Bastia. Entra anche Diem, è uscito Carfora, Martinez, la piazza, secondo palo, Diem manca il pallone che poteva essere dell'1-1. Ancora Arezzo, altro cross, un liscio, Martinez non l'ha controllata bene, poi Diem, cross, Idromela va sul fondo, altro cross tentato, Quadrini la mette giù, Quadrini va sul sinistro, tiro che viene deviato dal nuovo entrato Annibaldi. Calcio d'angolo, batte Quadrini, palla dentro, stacca Invernizzi ed è il gol dell'1-1, il gol dell'ex Invernizzi al 27esimo, rimette in carreggiata la partita per l'Arezzo, secondo gol in campionato, interrompe un lungo digiuno. Dieme, cross, fuori, Martinez, destro, la sventola, la traversa, Quadrini, porta vuota, svirgola, palla sul fondo. Arezzo che cerca il gol del 2-1 per rimanere a meno 5 perché la Pistoiese sta vincendo a Foligno. Intanto Martinez in diagonale, la tocca forse Mancioli, calcio d'angolo, Quadrini, la battuta col destro, secondo palo, Martinez la mette sopra la traversa. Nel finale il Bastia riprende a tenere il possesso palla, Quadrini batte la punizione, la parata del portiere Mancioli, il Bastia tiene il pallone, l'arbitro intanto richiama Mezzanotti. Ancora Arezzo con Dieme dentro per Invernizzi, esce il portiere Mancioli, la porta è vuota, Martinez, Martinez prova un cross, ancora Martinez, fuori, Quadrini al volo, destro, fuori, palla sul fondo. E poi nel finale il Bastia riesce a gestire e con una partita gagliarda, combattiva, il Bastia strappa un punto, la delusione di Mezzanotti, i fischi del pubblico dell'Arezzo, fumogeno in campo, c'è grandissima delusione, i tifosi allontanano i giocatori, Amaranto che applaudono, l'Arezzo a meno 7.
Babbo Natale è biancorosso e questo lo si sapeva. Da questa sera veste i panni del Giolio e Montemurlo che, superando il Deruta per 2-0, la formazione di Simone Settesoldi si è fatta un bel regalo e torna a riabilitarsi in classifica. Partita bruttina, decisa nel primo tempo da due lampi con i gol realizzati prima da Cappelli e successivamente da Mammetti. Vediamo adesso la cronaca del confronto. Primo sussulto della gara al secondo con Benedetti che serve per Lupetti che calcia alto da buona posizione. La replica del Deruta al 18esimo con questa punizione di Pilleri che finisce fuori di poco. Al 21esimo un brivido con Cunzi che non trattiene questa conclusione di Benedetti. Palla in angolo. Sugli sviluppi del corner il Jolly passa in vantaggio. Batte magistralmente Benedetti con Cappelli che stacca in maniera eccelsa e infila sul palo lungo e mette in rete. 1-0 per il Jolly e Montemurlo. La rete del vantaggio galvanizza la formazione di Settesoldi e spenge il Deruta, incapace di reagire con costrutto. Al 30esimo un calcio d'angolo di Benedetti chiama Cunzi alla parata di istinto. Sono le prove generali del raddoppio del Jolly e Montemurlo. 31esimo contatto in aria tra Arcioni e Benedetti che induce l'arbitro Minetti di Maniago a concedere il penalty per la formazione del Montemurlo. Dal dischetto Mammetti non sbaglia e sfoggia anche una maglietta celebrativa e più che altro porta il Jolly e Montemurlo sul 2-0. Nel secondo tempo, prima occasione per il Deruta al decimo con Tardetti che calcia al lato da buona posizione. Replica del Jolly e Montemurlo al 17esimo con Benedetti che suggerisce per Sardini che si fa rimontare entro l'area di rigore dal recupero di Lucarino. Al 28esimo Mammetti, servito da Sardini, mette fuori da buona posizione. Ancora il Jolly protagonista con Capecchi che fa il fenomeno sulla fascia e mette dentro per Masmetti che al 32esimo sbaglia un gol praticamente già fatto. Il Deruta si vede soltanto nel finale con Lepri che fa fare un figurone al portiere del Jolly Paoletti su questa azione al 37esimo sul quale il portiere del Jolly e Montemurlo si esalta con la coadiuvazione anche di Ghidotti che poi sventa la minaccia. Finale di gara movimentato con al 49esimo un'occasione importante per il Jolly e Montemurlo con Benedetti che va al tiro e chiama alla parata distinto il portiere del Deruta Cunzi. È l'ultima azione del confronto che termina con la vittoria del Jolly e Montemurlo per 2-0. Una vittoria meritata che rilancia le quotazioni della formazione pratese. In via della Madonna vicino alle scuole alimentari Marco e Federica, prezzi scontatissimi per panini e spuntini, un esempio, pan bab 1,50€, hot dog a 1€, grande rifornimento di ogni genere di oggetto, vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Per l'ultima gara dell'anno la Pianese va a caccia della terza vittoria consecutiva, ma per ottenerla ci vorrà una prestazione da supereroe, perché di fronte c'è l'Ostia Mare di Sandro Pochesci in serie positiva da 5 giornate e che ha vinto le ultime 3. Pianese-Ostia Mare è la sfida tra due collettivi in grande forma. Il recupero di Barbieri, Villanueva, Picciollo, Alfonsi, prova la conclusione Alfonsi, palla sopra la porta, ha fatto paura a Marini. Primo tiro in porta, al 18esimo del primo tempo, firmato Alfonsi dell'Ostia Mare. Capone, palla che viene recuperata da Vanni, Zuppardo, aspetta l'arrivo di Giomarelli, eccolo qua, va in area Zuppardo insieme a Vanni, chiede palla a Vanni, pallone per Ancione, arriva, carica il sinistro, Travaglini, in due tempi fa sua la palla, primo tiro in porta della Pianese. Salgono Zuppardo, Vanni, c'è Ancione, a destra Giomarelli, lancio dalle parti di Liborio Zuppardo, la testa di Martinelli, recupero di Zagaglioni, la botta di Zagaglioni, Jacopo Zagaglioni, è un gran gol di destro, la Pianese in vantaggio con Zagaglioni al terzo gol in campionato, Pianese 1, Ostia Mare 0. Gran gol di Zagaglioni, il controllo di petto, l'ha messa giù e con il destro ha beffato un non perfetto Travaglini. È pronto il capitano, con il destro disegna questa conclusione, Marini con i pugni, non perfetto, e poi è Piroli che manda le stelle ma rinfuori gioco.
La punizione per la Pianese con Capone, pronta a scattare sul filo fuori gioco Zuppardo. Eccolo servito, c'è Vanni, indietro invece per Zagaglioni, ancora la sovrapposizione di Zagaglioni, Zuppardo torna indietro, temporeggia, aspetta l'arrivo di Ancione, Ancione in zona centro-sinistra, è partito Zagaglioni, pronto al cross, Zagaglioni punta Barbieri, ancora Zagaglioni, l'irruenza, il cross ribattuto, poi palla che arriva a Vanni, scivola, in rovesciata! La rovesciata di Giacomo Vanni, il 2-0 della Pianese con un'azione caparbia partita da Jacopo Zagaglioni e Giacomo Vanni, il secondo gol in due partite da titolare per l'ex attaccante del Boiasco. Pianese 2, Ostia Mare 0. Un'azione splendida partita a sinistra da Zagaglioni che con irruenza è entrato in area di rigore al sesto minuto, ha servito un pallone d'oro per Giacomo Vanni e per il gol del raddoppio della Pianese. Picciolo ha saltato Caccamo, grandi falcate dentro al limite dell'area, poi tocca per, c'è il fallo però qui di Capone su Picciolo, posizione favorevole per le conclusioni di capitan Maurizio Alfonsi. Pronta la rincorsa di Alfonsi a girare, Marini, e gol di Alfonsi sotto il 7, un gran gol per Maurizio Alfonsi che riapre la partita al 37esimo, Pianese 2 Ostia Mare 1, un gran gol, ha provato Marini a volare ma non c'è riuscito a negare il gol al capitano. E l'arbitro dice che finisce qui, dopo tanta sofferenza la Pianese batte anche l'Ostia Mare, fa il tris di vittorie, tre vittorie consecutive e batte una delle squadre più in forma del campionato che non perdeva dal 10 di novembre. Pianese 2, Ostia Mare 1, la Pianese festeggia il secondo posto, lo rinsalda dopo la sconfitta del Foligno, la squadra che chiude il 2013 con un girone di andata da grande squadra, da collettivo supereroe. Oggi ci voleva una gara da grandi giocatori e così è stato contro una delle squadre più in forma del campionato che veniva da tre vittorie consecutive. Le tre vittorie consecutive oggi le ha fatte la Pianese con un grande 2013 chiuso davvero con i fuochi d'artificio.